Salve, e grazie tantissimo per questo invito e soprattutto per il premio. Non ho veramente modo per esprimere tutta la mia gratitudine e anche quanto mi abbia toccato questo premio, del tutto inaspettato. Come ho scritto sui social media, il valore del premio è anche legato a ovvie ragioni biografiche. Io stesso ho passato tutta la mia gioventù a Guarcino, in provincia di Frosinone, come sapete benissimo, ed è il luogo da dove viene la mia famiglia. Quindi il premio è non soltanto un riconoscimento che spero di meritare, ma anche un prezioso ricordo delle radici fondamentali che hanno fatto di me chi sono, la mia vita in quel paese dove ho passato tutte le estati da ragazzo. E dove c'era veramente non molto da fare se non divertirsi un po' nel parco, nella natura e leggere tanto. Ogni tanto scherzo dicendo che per fortuna non c'era Netflix e quindi tutto quello che c'era da fare era giocare tra di noi e aprire qualche libro. Ma non voglio annoiarvi con queste questioni biografiche che interessano veramente a quasi nessuno, direi. Vorrei soltanto condividere con voi un paio di riflessioni legate alla mia presenza qui a Yale. Come forse sapete, sono molti anni che sono diciamo, in giro per il mondo, anche se le radici e i legami con l'Italia sono sempre molto forti. Di nuovo scherzo dicendo che nessuno è tanto legato alla propria patria quanto chi non vive più nella propria patria. Sono stato per molti anni, oltre un trentennio, in Inghilterra, soprattutto a Oxford, e da qualche mese sono, negli Stati Uniti per una nuova sfida molto interessante e molto bella, passando da Oxford a Yale. Le sfide che, dicevo, sono presenti sono legate a questa rivoluzione digitale che sta trasformando il mondo sotto i nostri occhi con una velocità che anche chi si occupa di queste cose, come me, trova strabiliante. Non passa mese, non passa anno che il mondo sia un po' travolto da innovazioni tecnologiche, trasformazioni etiche, legali, sociali, e quindi nuove aspettative, nuove paure, nuove progettualità. Per sintetizzare tutto questo, ovviamente in questi pochi minuti che vorrei condividere con voi in questo video, dovrò approfittare un po' di termini forti e di una pennellessa, di una visione un po' a grandi linee. Ma credo che quello che possiamo definire oggi come una rivoluzione, quella digitale, sia realmente un passo storico nella grande avventura che questo Homo sapiens ha su questo pianeta. Abbiamo attraversato grandi trasformazioni, quella agricola, quella dell'agricoltura. Quando ci siamo fermati, abbiamo cominciato a costruire città e almeno da queste parti, del mondo abbiamo iniziato a scrivere documenti, soprattutto legali, economici. E abbiamo costruito poi su questo millenni, di civiltà, millenni anche di violenze, di guerre, perché la tecnologia è anche questo, fino ad arrivare alla grande rivoluzione che è quella industriale, quando abbiamo trasformato un mondo che era ancora largamente legato all'agricoltura in un mondo sempre più legato al motore, alla trasformazione della società in una società di operai, non più di agricoltori. Con la rivoluzione industriale pensavamo di aver visto un po' tutto, siamo entrati nella modernità. Ora la rivoluzione digitale sta avendo questo straordinario effetto che è legato all'urbanizzazione di un tempo e la industrializzazione più recente. La grande differenza è che la rivoluzione agricola ha impiegato millenni per avere il suo effetto, quella industriale secoli, quella digitale decenni, e quell'accelerazione di cui parlavo prima. Che cos'è che sta cambiando sotto i nostri occhi? Semplifico molto dicendo che alcune delle cose che noi pensavamo fossero completamente indipendenti l'una dall'altra durante la modernità,
Per esempio, la nostra identità da un lato e le informazioni su di noi, che cosa hanno a che fare, ma sì, in fin dei conti, ma io sono chi sono, e poi c'è anche l'anagrafe. Oggi, ovviamente, sono diventate due lati della stessa medaglia. Ci identifichiamo con i nostri dati, ci chiamiamo data subjects. La nostra privacy è soprattutto una privacy legata ai dati, non tanto di chi entra in casa fisicamente, ma di chi ha accesso ai miei dati online. Abbiamo incollato cose che sembravano completamente indipendenti l'una dall'altra. E poi abbiamo scollato cose che invece sembravano assolutamente inscindibili. Abbiamo passato millenni pensando che si sarebbe sempre e comunque operato lì dove si era presenti fisicamente, che quindi la presenza e la localizzazione fossero due cose inseparabili, due lati dello stesso foglio di carta. Ecco, oggi sappiamo benissimo che ovviamente con la telepresenza, questa stessa presenza mia con voi in video scinde del tutto la possibilità di interagire con qualcosa, anche non essendo presenti lì dove quel qualcosa è. Allora, la presenza, ad esempio online, in una conferenza oppure a distanza con un operatore robotico, è del tutto scissa ormai dalla mia localizzazione fisica, qui, lì, da questa parte o dall'altra parte dell'Atlantico. Piccoli esempi di cui ho parlato anche in passato, scusatemi se mi ripeto, ma per sottolineare questa rivoluzione profonda che è quella del digitale. Vi vorrei lasciare, visto che il tempo è corto e i video sono sempre un po' noiosi, con un paio di questioni che da direttore di questo nuovo centro che mi hanno chiesto di fondare qui a Yale, il Centro per l'Etica del Digitale, mi appassionano e continuano a farmi riflettere. La prima è come tutto questo sta cambiando la nostra autoconcezione, chi pensiamo di essere, chi siamo, cioè come l'umanità si interpreta. Parole un po' grosse, si potrebbe parlare di filosofia, di antropologia filosofica. Ma insomma, quando l'umanità si guarda allo specchio e dice: ma io oggi chi sono? Sono stata cambiata dalla rivoluzione digitale, sono stata cambiata da quella industriale, da quella agricola, sono stata cambiata da tantissime cose, eppure resto uguale. Allora, nel cambiamento, che cos'è che resta uguale e che cosa in realtà, pur restando uguale, non è esattamente lo stesso? Un piccolo esempio è che cosa oggi dà significato alle nostre vite, le nostre aspettative, chi vorremmo essere, quale progetto umano, per usare un'altra espressione a me cara, coniata di recente, vogliamo mettere in campo per il XXI secolo. Ci sono grandi narrative che sono ormai prive di reale presa sul mondo che ci circonda, sulle nuove generazioni. Pensate a quella del marxismo, pensate anche soltanto alla narrativa della democrazia liberale. Oppure, purtroppo, ancora un po' viva tra noi quella delle forze del mercato. Allora, ripensare un po' chi siamo e chi vogliamo essere, questo sicuramente è frutto della trasformazione digitale. E poi l'ho già accennato del secondo tema, qualcosa che mi tiene molto volentieri sveglio la sera e mi fa alzare la mattina con entusiasmo, è in tutta questa trasformazione. Ma che cos'è che alla fine dà senso alla nostra vita? Domandone da filosofo, me ne rendo conto. Ma sotto sotto, se uno gratta, gratta e poi alla fine cerca di capire veramente, ma tutto questo, alla fine, ma che serve? Ma che senso ha? Insomma, questo grande gioco della vita su questo pianeta nel mezzo del nulla, di questo grande universo, tutti noi e tutte noi, ma che ci stiamo a fare e quale senso vogliamo dare alla nostra esistenza? Ovviamente queste rivoluzioni cambiano le possibilità, le opportunità, il modo di porre queste domande e anche di dare risposte. Oggi, ripensare sia la natura umana, sia il senso della vita umana, queste due questioni che dicevo mi appassionano, come sempre appassionano tutti i filosofi e le filosofe, alla luce della rivoluzione digitale sono un po' le sfide che credo valga veramente la pena passare la propria vita esplorando. Chiudo qui ringraziandovi ancora perché questo premio, mi confesso, è arrivato in un momento importante anche. Se posso dirlo, conferma che in fin dei conti il lavoro fatto non è stato sprecato,
che qualcosa di buono devo averlo pur fatto se questo premio me lo avete dato, e che quindi lo prendo un po' come un invito a continuare su questa strada, a lavorare un po' di più, a pensare un po' di più, a perdere meno tempo appresso alle sciocchezze e a cercare di capire quali risposte possono essere date, plausibili, ragionevoli, scientificamente sale, scientificamente solide, scientificamente aggiornate a queste due domande fondamentali sulla natura e il senso della nostra esistenza e della nostra vita. Alla luce del digitale, ovviamente, perché questa è la rivoluzione con cui abbiamo a che fare oggi, almeno in questo periodo, per il ventunesimo secolo, per una filosofia del proprio tempo, all'altezza del proprio tempo, per il proprio tempo. Grazie ancora e buon lavoro.